Ora che il vermone gigante è morto, possiamo finalmente tornare indietro. Ho anche fatto un trofeo, mentre cercavo di combattere tutta sta gentaglia. Semplice e poco pulito. Ma guarda quanta brutta gente che è apparsa. Ma cos'è tutta sta gente? Cos'è? Si sono accorti adesso che Samael mi sta mandando in missione a prendere i cuori? Ehi, Samael, sei già fuori oggi, vedo, eh? Cos'è? Ti hanno dato fastidio i vicini? No, buoni. Un altro. Solo un altro. E poi, guerra, avrai la tua torre. Tanto sono il fattorino io oggi. Infestata di ragnatele, e al di là di un grande abisso nelle lande cineree. Rovina deve ancora recuperare molta della sua forza, ma dovrebbe superarlo. Quanto a Silica, tu pensa ad arrivare là, sarà lei da tre parti. Mia madre è una specie di collezionista. In genere, chi entra nel suo regno lei lo dà in pasto e i cuccioli, ma sono quelli che le interessano di più. Ad essere davvero sfortunati, loro vengono tenuti in vita e possono vivere molto a lungo, abbastanza a lungo per dirle certe cose. Tutti i loro segreti, eh? Colleziona storie, informazioni. È la merce più importante di tutte. Conterà su di te, Samael. Attento, la tua fine potrebbe essere drammatica. Qualche volta è l'eroe che muore. Vero? È verissimo. A me piacciono le storie che hanno un lieto fine. Ora portami l'ultimo cuore. È dannatamente vero il fatto che molto spesso sono gli eroi quelli che crepano e non gli altri. Ponte delle anime. Ora guerra può accedere ai ponti delle anime dormienti. Carica con rovina attraverso i loro pilastri per attivarli. Quindi dov'è che devo andare? Andiamo dunque verso le lande cinere e usiamo il nostro neo ritrovato cavallo per muoverci il più in fretta possibile. Così sì che si viaggia veloce. Ehi, calmo. Dov'è il portale? Non lo vedo. Ma c'è altra gente a cavallo. Incredibile. È passato un bel po' di tempo da quando siamo passati da queste torri. Vabbè, non è più un mio problema ora. È l'ora di andare oltre. Ce l'ho fatta. Sono stato bravo, eh? Sì, sì, sei stato proprio bravo. Oh, guarda, è già pieno di ragnatele, ma pensa un po'. Più ci avviciniamo, più ragnatele vediamo. La cosa non mi sorprende. Chi ci sta fissando? Vederlo così mi sembra un ragno. No, è una delle piante di Half-Life. Ah no, è un ragno. Pensavo che era ancora la piantina quella che va dall'alto. Ci hanno catturato veramente, ma serio, vabbè. Alla fine non ha fatto una cazzata. Si è fatto portare dal nemico. Non gli posso dare torto. Lì ci sono addirittura tre forzieri. Ma guarda un po'. Ah, e qui ce n'è uno nascosto. 200 anime. 150. Ehi là? Qua giù? Aspetta. Sembra che tu non possa fare nulla contro Miss Bruttezza. Meglio evitarla. Miss Bruttezza... Ah, eccola lì, quella. Ok, credo di aver capito cosa devo fare. Allora, iniziamo un attimo ad attirare un po' i piccolini. Piccolini che non muoiono, benissimo. Se colpiti con le armi, crepano. Se li colpisci con questo, no. Va bene, gioco. Facile intuire questa trappola. Lanciamo lo shuriken lassù.
e ci muoviamo il più in fretta possibile. Ecco fatto. E questi sono i tuoi grandi trucchi per bloccarmi? Nah, so che puoi fare di meglio. E quello? Ah, è un angelo. Vieni qua. Zaccate, via la luce. Io continuo a dirlo. Stiamo diventando molto più forti dell'inizio, ma è palese, cioè nel senso, non è una questione di power up o altro. Rispetto all'inizio, più andiamo avanti uccidendo questi nemici, più è palese che ci metti molti meno colpi ad uccidere certi tipi di nemici. Ovviamente. Ovviamente il ponte crolla sempre quando passiamo noi. E che ti devo dire, guerra? Oh, ma guarda. Questa è la mia combo turbinante. Statevene un po' al vostro posto, stupidi angeli caduti. Dovreste imparare che ci sono nemici a cui non dovete rompere le balle. Certo che un po' dispiace sempre per gli umani, eh? Cioè, alla fine sono dei poveracci che qualsiasi cosa arrivi gli distruggono sempre le case, il posto dove vivono, tutto gli distruggono. Gli umani fanno schifo. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. Sono pochi i casi in cui gli umani riescono a vincere contro le forze oscure dell'estrema cattiveria. Esempio Diablo, ma è un caso veramente molto ristretto quello di Diablo, perché si parla di Diablo 3 tra l'altro, perché si sta parlando di un Nephilim, un umano molto più che umano, e quindi ha senso. Se mi parli degli umani, come in questo caso, ma guarda un po', sono crepati. Che novità. Non ci arrivo a quello? Sì, ci arrivo proprio adesso. Ottimo. Quindi, ehi, andate giù voi. Questo è il mio balcone. Come raggiungo quella piattaforma? Salendo sopra. Posso salire qui? Sì, posso salire qua sopra. Ottimo. Certo che i ragnetti abbastanza facili da tirare giù, dai. Con la falce poi, visto che dobbiamo aumentarla di livello, è molto più semplice. E siamo solo all'inizio del secondo livello. Fantastico. Ci vorrà molto tempo, allora. Per renderla molto efficace ci vorrà veramente un sacco di tempo. Prima di proseguire però andiamo di sotto e cosa c'è lì? Uno di quei cosi temporali. Immagino che scendere qua sotto non sia un'opzione, guerra! Dannazione! Stavo finendo giusto la frase. Stavo giusto dicendo, scendere qua sotto mi sa che non è un'opzione, guerra. Però, lì che cosa abbiamo? Vediamo. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Vediamo se posso fare qualcosa rompendo questo. Posso fare qualcosa rompendo questo. Sì, decisamente. 200 anime, 150 come al solito. Viva la povertà. È palese che attivando questo
E preparando subito questo. Io possa fare così. Ma a cosa mi porta? Sono abbastanza sicuro che quello adesso cade di sotto. No, e invece no. Ah, certo, che scemo. Che scemo. È più facile di quanto non sembri in realtà. Devo usarlo su questo. Ecco fatto. Allora, pezzo numero uno. Vediamo cosa apriamo. Quindi, ah, il pezzo della chiave. Ottimo. Secondo. Aspetta che ora risalgo. Ah, ma posso... Madonna mia, mi sento un cretino non averci pensato. Posso schiacciarli con un colpo. Io che stavo lì tutto il tempo con la falce, E poi basta quello per schiacciargli la faccia. Complimenti a me. Cosa abbiamo? La mappa. Oh, Ale. Quindi con la mappa ora dobbiamo uscire e andare a sinistra. Va bene? Beh, dai. Non è stato difficile trovare il Guerra. Ti dovevi attaccare al muro. Come stavo dicendo, non è stato difficile trovare il pezzo per passare, no? Apriamo la porticciola. Rompiamo anche questa ragnatela e passiamo oltre. Oh, ma guarda. Un ragnone gigante. Oh, ho già capito. Ho già capito.